Buonasera, bentrovati a questo secondo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino dell'emergenza coronavirus. Crescono ancora i positivi al Covid-19 in Abruzzo, aumentano purtroppo anche i decessi con 8 morti nelle ultime 24 ore e resta preoccupante, tra le altre, la situazione della RSA Don Orione di Avezzano, dove un'altra anziana è morta nella notte. Vediamo tutto nel servizio. Sono 601 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Si tratta del dato più alto mai registrato da inizio emergenza. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 3.685 tamponi ed è risultato positivo il 16,31% dei campioni analizzati. Il totale regionale sale così a 12.120 casi. Si registrano anche 8 decessi. Il bilancio delle vittime dunque sale a 500. 164 da inizio emergenza. Tra questi ci sono anche i pazienti della RSA Don Orione di Avezzano, dove i decessi salgono a 19 per la morte la notte scorsa di un'anziana. Sono 66 gli ospiti che sono curati nel primo piano della struttura, dove è stato creato un vero e proprio reparto Covid, e 35 i positivi isolati nel terzo piano del Don Orione. Tornando al bollettino Covid, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 7.610 e di conseguenza continuano ad aumentare i ricoveri ospedalieri, che sono 467, cioè 33 in più rispetto a 24 ore fa. Del totale delle persone al momento malate, 429 più 28 rispetto a ieri sono ricoverate in ospedale in terapia non intensiva e 38 più 5 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 7.180 più 523 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti o dimessi sono invece 3.909 più 37 rispetto a ieri. Dei nuovi casi 296, cioè il 49,25%, sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Il positivo più giovane ha 9 mesi, il più anziano 103. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 104. E andiamo avanti, la seconda ondata Covid sembra essersi particolarmente accanita sui comuni teramani dell'entroterra, i comuni montani. A preoccupare maggiormente sono Montorio Alvomano e Isola del Gran Sasso. Intanto il sindaco di Teramo, Gianguido Adalberto, ordina la chiusura durante la notte di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande. Sentiamo Tania Bonici Castelli. La seconda ondata Covid investe anche il personale del comune di Teramo. Dopo i due casi positivi registrati nella polizia municipale e uno nell'ufficio tecnico comunale, adesso ad essere contagiati sono l'assessore al commercio Antonio Filipponi e un dipendente del suo ufficio. Tutti sono comunque in buona salute e il contagio sembra essere di origine familiare. Il sindaco D'Alberto ha tuttavia richiesto tamponi a tappeto per l'intera giunta comunale e per i dipendenti che sono stati in stretto contatto con Filipponi. A Teramo, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 31 nuovi casi, a Giulianova 16, a Sant'Egidio alla Vibrata 10, 8 a Isola del Gran Sasso, ma il numero che maggiormente spaventa sono i 104 nuovi positivi di Montorio, di cui 28 bambini. Per questo i posti letto Covid di Atria aumenteranno da 50 a 100 e anche l'ospedale di Giulianova si sta attrezzando per creare un reparto Covid. Nel pomeriggio di ieri sono stati eseguiti 500 tamponi in modalità drive-in nel piazzale di San Gabriele d'Isola, più della metà riservati a collaboratori ed insegnanti dei comuni di Castelcastagna, Isola, Castelli, Colledara e Tossicia. Anche l'andamento dei contagi ad Isola del Gran Sasso preoccupa e il comune è sotto osservazione. Gli ultimi 8 positivi, infatti, hanno portato il numero a 164 contagi, pari al 3% della popolazione residente, che è di 4.600 persone. Il sindaco di Isola, Andrea Ianni, sta per emanare altre misure restrittive fino ad arrivare, se sarà necessario, ad una zona rossa. Intanto, con apposita ordinanza, il sindaco di Teramo, D'Alberto, ha disposto la chiusura dalle ore 18 alle 5 del giorno seguente di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le cosiddette casette d'acqua. La decisione deriva dall'aver constatato che nei pressi dei locali adibiti in modo esclusivo alla vendita di prodotti alimentari per mezzo di apparecchi automatici è stato riscontrato il verificarsi di assembramenti. L'assenza fisica di un gestore favorirebbe il raggruppamento di persone, soprattutto di giovane età.
ASL di Chieti e Comune del capoluogo hanno indicato l'area del Palatricalle quale adatta ad ospitare i tamponi drive-in. La decisione segue un accordo proprio fra ASL e Comune. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Direttore, l'area del Palasport Tricalle è stata individuata come area ideale per far effettuare i tamponi, drive-in per coloro che ne avessero necessità. Sì, il comune è stato collaborativo nell'individuare un luogo. Purtroppo, diciamo, l'asilo dove siamo in questo momento non si presta più a un grande afflusso di macchine, per cui ieri sera ho chiamato il sindaco, gli ho proposto lo Palasport. E stamattina con il sopralluogo abbiamo convenuto che è il posto ideale. Non è tanto lo spazio, nel senso lì abbiamo un locale che è il bar dello Palasport che possiamo allestire per tutto il nostro personale, per cui lavoriamo in sicurezza, lavoriamo in tranquillità, avremo riscaldamento perché andiamo verso l'inverno. E per quanto riguarda le code, noi stiamo mettendo in funzione un elimina code per i drive-in, in modo tale che chi deve fare il tampone al drive-in avrà una fascia oraria e non dovrà più fare 2-3 ore di coda. Quanti potranno essere i tamponi da effettuare quotidianamente? Ma noi in questo momento stiamo facendo 1500 tamponi nella provincia di Chieti, chiaramente dipendiamo dalla capacità produttiva dei laboratori regionali, ma noi anche su invito del Presidente Massiglio stiamo cercando di arrivare a 5000 tamponi al giorno. È un esempio bellissimo di sinergia tra istituzioni che non sempre c'è stata e che tuttora va costruita. Riscontriamo la buona volontà del direttore Schell e chiaramente ribadiamo anche la buona volontà dell'amministrazione che si muove nell'ambito delle sue competenze ma fa anche qualcosa di più. Adesso andremo a risolvere il problema dei tamponi per il drive-in, poi ci sarà la questione delle vaccinazioni, sia vaccinazioni anti-influenzali che vaccinazioni anti-pneumococciche. Proseguiamo perché siamo tutti in attesa del nuovo DPCM che dovrà essere emanato nelle prossime ore, nei prossimi minuti, insomma si sta discutendo, nel pomeriggio c'è stata la riunione della conferenza delle regioni. Andiamo ad ascoltare le parole di questa mattina del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio, che spiega che in base a quelle che saranno le decisioni prese a livello nazionale si caleranno poi a livello locale. Ancora circolano delle bozze ma non c'è il testo ufficiale del DPCM. Allora vediamo il servizio. Presidente, ad ore arriverà il nuovo DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cosa si sente di dire? Insomma, agli abruzzesi si parla tanto di coprifuoco, di restrizioni, ma ci sono delle differenziazioni tra regione e regione. Le regioni avevano chiesto al governo di fare un decreto che fosse omogeneo su tutto il territorio nazionale, perché non ci sono grandi differenze tra tutte le regioni, la situazione è critica in tutta Italia, c'è una curva che sta crescendo in maniera esponenziale e la cui crescita dà anche, come dire, poco tempo, diciamo, alle regioni che stanno un po' meglio, un po' meno peggio, di arrivare in condizioni di maggiore criticità. Quindi adesso vedremo nel DPCM cosa c'è scritto. Agli abruzzesi dico, bisogna rispettare le regole, bisogna prendere tutte le precauzioni, essere molto attenti, e la circolazione del virus con l'arrivo dell'autunno è tornata ad essere molto, molto intensa dovunque, l'intera Europa oggi è in ginocchio e di fatto in confinamento, e l'Italia, che stava un po' meglio rispetto al resto d'Europa, sta rapidamente arrivando alle stesse condizioni. Lei pochi giorni fa, poche ore fa, aveva lanciato un allarme un po' sulla questione dei posti letto nella nostra regione, c'è una saturazione, e qual è la situazione e quali sono le prospettive? Io ho detto con chiarezza che sono finiti i posti riservati alle malattie infettive, non che sono finiti i posti dentro gli ospedali. Negli ospedali posto c'è, posti per terapie intensive, subintensive, per la non normale cura, diciamo la cura di bassa intensità. Purtroppo, trattandosi di malattie infettive, non sono malati che possono mischiarsi con altri e quindi abbiamo dovuto adottare le misure che si sono adottate già in molte regioni, in quasi tutte le altre regioni d'Italia, che sono state già adottate durante la prima fase, cioè quella di rinviare
le cure e gli interventi procrastinabili, quelli che possono essere rinviati senza procurare troppo danno ai pazienti, per liberare nuovi spazi e nuovi reparti e continuare ad ospitare e a ricoverare le persone contagiate che hanno bisogno di cure. Tutte ovviamente verranno ricoverate e tutti quelli che hanno bisogno di cure ospedaliere troveranno spazio nei nostri ospedali. Cambiamo argomento adesso, perché a Pescara in mattinata c'è stata la firma sull'accordo istituzionale fra Regione Abruzzo e Comune per l'attuazione dell'intervento di riqualificazione dell'area di risulta, il parcheggio antistante la stazione ferroviaria centrale. A disposizione ci sono 16 milioni di euro. Vediamo. Passi avanti per l'avvio della riqualificazione delle aree di risulta della stazione di Pescara. L'accordo istituzionale firmato questa mattina a Palazzo di Città fra amministrazione comunale e regione rappresenta infatti un punto decisivo per poter dare avvio ai lavori in un'area strategica che da troppo tempo aspetta di diventare il nuovo cuore pulsante del capoluogo adriatico. Sono 33 anni che si aspetta questa firma, un importo importante, 15 milioni e 900 mila euro. Noi entro dicembre faremo in modo che il bando per l'area di risulta finalmente possa partire, perché noi entro il 2021 individueremo il soggetto che realizzerà le opere all'area di risulta, scambiando totalmente il volto della città, perché come sappiamo quei 13 ettari sono un giacimento importantissimo per Pescara e noi faremo verde circa 70.000 metri quadrati grazie alla Fondazione Pescara Abruzzo, faremo parcheggi finalmente definitivi per Pescara, sistemeremo la mobilità e la viabilità in quella zona a servizio del centro commerciale naturale. Una trasformazione epocale doveva arrivare, adesso è arrivata. Torniamo a Chieti, dove è stato approvato in Consiglio Comunale il rendiconto 2019 votato dalla maggioranza. I consiglieri di opposizione si sono astenuti, ora si può guardare alle priorità della città, ha spiegato il sindaco Diego Ferrara, che con il centrosinistra però non è stato artefice di questo rendiconto che si iscrive nella passata amministrazione, quella guidata da Umberto Di Primio. Vediamo il servizio. Sindaco, ieri un primo passo importante è stato compiuto in Consiglio Comunale, l'approvazione del rendiconto 2019 con i voti della maggioranza e l'astensione dell'opposizione. Sì, era un atto importante, un atto dovuto per iniziare a lavorare, quindi non sarebbe stato un ossimoro bocciarlo e quindi fermarci prima di iniziare. Quindi ricordo che appunto il rendiconto non è il bilancio vero e proprio, è un movimento di cassa che noi abbiamo ratificato proprio per iniziare la nostra opera amministrativa. Quali saranno i prossimi passi a questo punto? Vogliamo sicuramente dare ristoro e sostegno ai commercianti, vogliamo mettere mano ad un piano regolatore che permetta una migliore viabilità e accessibilità alla nostra città. A dicembre, prima di Natale, inaugureremo il tunnel che mette in comunicazione il centro della città con il terminal degli autobus, quindi tante cose in cantiere. Se non avessimo approvato il rendiconto avremmo dovuto arrenderci già all'inizio. Tra l'altro, sindaco, in vista di un possibile coprifuoco che dovrebbe arrivare nelle prossime ore con il DPCM della Presidenza del Consiglio, da questo punto di vista ci sarà molto lavoro anche per l'amministrazione comunale? Io ho aperto il COC, il Comitato Operativo del Comune, ho parlato più volte con tutte le associazioni di protezione civile per metterle in allerta nelle varie funzioni. Da un punto di vista sanitario, a livello di ospedale si stanno organizzando per poter accogliere i pazienti Covid, certo ci potranno sicuramente essere delle ripercussioni sulla gestione delle patologie croniche, però viviamo un'emergenza
emergenza e come tale va affrontata con un po' di sacrificio per tutti. E adesso la cronaca, due imprenditori denunciati dalla Guardia di Finanza di Pescara e beni sequestrati per oltre 1,5 milioni di euro. Le accuse vanno dall'autoriciclaggio al falso in bilancio. Giuseppe Dintino. Due denunciati e oltre 1,6 milioni di euro sequestrati. L'indagine della Guardia di Finanza è scattata a seguito del fallimento di una società di capitali pescarese. Due soggetti, legati da stretti vincoli di parentela e operanti nell'edilizia, hanno ricevuto una misura cautelare interdittiva, quella di non poter dirigere imprese per un anno. I due avrebbero sottratto beni al pagamento delle imposte tramite accordi simulati con una società indebitata con l'erario a favore di un'altra società, sempre riconducibile ai denunciati, che è successivamente fallita. Gli immobili passati da una società all'altra sarebbero poi stati trasferiti a una terza società, sempre riconducibile ai due, tramite contratti simulati. Secondo gli inquirenti, gli imprenditori trasferivano e reimpiegavano i beni così da camuffarne la provenienza delittuosa. I due ora dovranno rispondere dei reati fallimentari e tributari e autoriciclaggio di beni di provenienza illecita. Uno di loro è accusato anche di falso ideologico perché nel tentativo di depistare le indagini per la bancarotta fraudolenta avrebbe sporto denuncia riguardo il danneggiamento della documentazione contabile di una società fallita. Intanto le forze dell'ordine hanno provveduto al sequestro preventivo di 9 immobili, delle quote societarie di 9 persone e di 17 rapporti bancari finanziari per un valore di oltre 1,6 milioni di euro. Sempre con Giuseppe Dintino, adesso andiamo a vedere che cosa è successo ieri a Pescara con un uomo che è stato arrestato tra le grida della folla. Una coppia infatti passeggiava in centro senza mascherina e poi ha avuto una colluttazione con la municipale che chiedeva di indossarle. Il ragazzo è stato tratto in arresto mentre gli spettatori intorno insultavano anche la polizia. Degli agenti sarebbero rimasti feriti. Vediamo il servizio. E la repressione, l'arma delle istituzioni per combattere i contagi. Tra tamponi introvabili, posti letto esauriti negli ospedali e mezzi pubblici ancora affollati, gli unici risultati antivirus arrivano dalla coercizione nei confronti di chi non rispetta le regole. Sono ancora troppi, infatti, coloro che prendono sotto gamba l'emergenza sanitaria e che si prestano così non solo a contrarre il Covid, ma anche a ricevere multe e denunce. Sabato sera due giovani sono stati multati fuori dai locali di Piazza Musi a Pescara perché non indossavano la mascherina. Il weekend prima invece sono stati 5 denunciati nel capoluogo adriatico, tra loro anche minorenni. Ma il caso che ha maggiormente suscitato scalpore è accaduto ieri nel tardo pomeriggio lungo il centralissimo Corso Umberto. Sarebbe potuta essere la storia di una semplice multa, ma la narrazione dell'episodio comprende minacce, feriti e un arresto. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, due giovani fidanzati, 23 anni lui, 20 lei, passeggiavano senza il dispositivo di protezione a coprir loro naso e bocca, come molti che credendo di stare al sicuro all'aria aperta superficialmente abbassano la mascherina sotto il naso o il mento. La municipale così avrebbe invitato i due a indossare correttamente il dispositivo, ma i fidanzati avrebbero risposto, fanno sapere gli agenti, in maniera provocatoria. Sono incinta e asmatica, avrebbe detto la giovane, senza però avere con sé il certificato medico. Allora da prassi è scattata la multa, non accettata di buon grado dal ragazzo già senza fissa dimora, tanto che quest'ultimo si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità. Così l'identificazione sarebbe dovuta avvenire al comando di polizia, dove chiaramente il giovane non voleva seguirli poiché gli agenti hanno deciso di saltarli addosso in 5 per mettergli le manette ai polsi e trascinarlo di forza. È intervenuta anche una volante della questura a dar manforte ai colleghi della municipale. Il giovane però ripete più volte nel video dell'arresto di essere intervenuto a difesa della ragazza che sarebbe stata minacciata dai poliziotti, ma la verità la conoscono solo la coppia e le forze dell'ordine lì presenti. In seguito a questa colluttazione diversi agenti si sono recati al pronto soccorso a farsi subito refertare le contusioni. Risultato? La ragazza incinta, anche lei poi in ospedale, è stata denunciata mentre il 23enne è stato arrestato e dovrà ora rispondere di lesioni, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.
Tra coloro impegnati nell'arresto e curiosi spettatori intorno si è formato un assembramento. In molti, forse aspiranti influencer, hanno immediatamente tirato fuori il telefonino, tanto che il video è divenuto immediatamente virale sui social. E mentre il giovane, agitato, chiedeva agli agenti di non alzare le mani, sta dando le mani senza motivo! In molti tra i testimoni hanno deciso di prendere posizione contro la polizia. Vergognatevi, fategli solo la multa. Queste alcune delle grida della folla. E proseguiamo voltando pagina. Presentata a Loreto Aprutino la nuova installazione artistica permanente targata No Man's Land, una giornata importante per l'arte regionale ed internazionale, sempre più in ginocchio chiaramente a causa della pandemia in corso. Il museo senza pareti accoglie chiunque voglia visitarlo giorno e notte, senza vincolo di prenotazione. Il servizio di Stefano Recanati. A Loreto Aprutino la pandemia non ferma l'arte di No Man's Land, che ha presentato nei giorni scorsi nel museo all'aperto di Contrada Rota Cesta l'installazione Site Specific di Alberto Garrutti, dal titolo Tutti i passi che ho fatto nella mia vita mi hanno portato qui, ora. L'opera, che si aggiunge già alle tante installate negli anni passati nella contrada del centro vestino, consiste in una lastra di pietra della Maiella inserita nel prato con sopra incisa la frase da cui il titolo. La fondazione No Man's Land ha poi presentato nella stessa giornata altre due installazioni, entrambe del 2006. La prima è ad opera di Alvin Curran, un omaggio a John Cage dal titolo Gardening with John. La seconda, dal titolo La voce dei poeti, è opera di Donatella Spaziani, che su quattro alberi di pioppo ha posizionato casette per uccellini con all'interno delle casse audio dalle quali vengono riprodotte le voci di Annalisa Leva, Daniela Attanasio, Daniele Pieroni e Valentino Zeichen. Non ci possiamo tirare indietro. Qualcosa, no, che ti senti la necessità di essere presenti con la mentalità e la visione che solo gli artisti hanno. Quindi gli artisti e l'arte vince, perché rappresenta una mentalità e una prospettiva. Loro ci danno una prospettiva diversa, di un vivere diverso. E quindi assolutamente è necessario. Il settore ha davvero sofferto e adesso questa ulteriore tegola della seconda ondata rischia di mettere davvero nell'astrico tutto il comparto della cultura italiana. Sappiamo quanto invece questo comparto è strategico, non solo per le attività turistiche tradizionali, ma anche per i profili della coesione sociale e degli investimenti in conoscenza che poi dà risultati strategici nel medio e lungo periodo. Il sindaco di Loreto Aprutino, Gabriele Starinieri, ha poi parlato della possibilità, in piena pandemia, di far svolgere la didattica all'aperto in un posto che si presta al distanziamento sociale. Si sta parlando anche con diverse scuole per poter usufruire di questo spazio. Bisogna trasportarli. Oggi non sono stati invitati, ecco, per mantenere dei limiti. Però, come sono state fatte tante diverse attività, anche nella fase pandemica credo che è possibile e ci sono delle proposte. Siamo arrivati allo sport, partiamo dalla B, quinta sconfitta consecutiva per il Pescara che perde 3-1 anche a Lecce e resta ultimo in classifica per i biancazzurri. Inizio disastroso di campionato, anche se il tecnico Oddo prova a vedere quanto di buono fatto dalla sua squadra, specie nella ripresa. Lo ascoltiamo. Sì, sicuramente molto molto meglio, abbiamo fatto un buonissimo secondo tempo e abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, quando la situazione la si vedeva abbastanza calda, eravamo riusciti a schiacciarli nella loro metà campo, stavamo facendo bene, purtroppo abbiamo preso gol, nonostante quello abbiamo continuato comunque a giocare fino alla fine, però abbiamo fatto bene. Primo tempo non come le altre volte, no, abbiamo fatto sicuramente meglio, probabilmente eravamo un po' frenati emotivamente, però abbiamo fatto anche del buon giocare, abbiamo messo 5 palle dentro. Io non ho parlato con la società, ma non mi interessa neanche quello che pensa la società. Io vado avanti per la mia strada, cerco di fare il massimo e la società prenderà le sue decisioni senza problemi. Il problema, uno degli errori più grandi che possa fare un allenatore è quello di preoccuparsi
di quello che succederà nel futuro in termini di esoneri o non. Quindi a me non interessa, io vado avanti per la mia strada, cerco di fare il meglio possibile e poi queste sono valutazioni che fa la società. Quindi questo non mi tocca proprio minimamente, non mi interessa proprio. Il moderatamente tranquillo è nel senso che non sono manco stupido, cioè quelli, so che abbiamo pareggiato una partita e ne abbiamo perse tante. E quindi devo fare punti, cioè non posso essere tranquillissimo, ma sotto questo punto di vista, ma allo stesso tempo sono convinto che nel momento in cui recupereremo la forma di alcuni giocatori che in questo momento sono allenati pochissimo, questa è una squadra che cambia totalmente. Mi sembra di vedere un ambiente molto molto depresso, quasi rassegnato. Può entrarci in qualche modo quello che sta succedendo fuori dal campo? Depresso sì, in seguito ai risultati, rassegnato no. Noi quando scendiamo in campo non è che stiamo a pensare a cosa farà la società, noi pensiamo a noi, pensiamo a fare il meglio possibile, per quanto mi riguarda a me come non mi sfiorano gli aspetti decisionali della società, non mi sfiorano neanche quello che succede nel futuro, io penso al presente e basta. Ripresa degli allenamenti per il Teramo, siamo alla Serie C dopo il successo di sabato sera a Pagani. Diavolo che osserverà domenica il turno di riposo in attesa di giocare mercoledì sera a Catanzaro nel turno infrasettimanale. Biancorossi pressoché imperforabili dietro, merito, come ammette il portiere Lewandowski, di una fase difensiva che parte dagli attaccanti. Vediamo. È stata per me un po' di fortuna che Mattia si è fatto male all'inizio, che poi mi sono rubato il posto, che ci giochiamo in noi due, che siamo tutti e due portieri giovani, quindi abbiamo voglia di giocare. Ho preso il posto e per fortuna sto mantenendo, anche sto dando la fiducia a mister, però come sempre posso anche io fare ogni tanto in più, che sul gol potevo fare... Anche a Potenza, anche dove sabato potevo fare di più, sicuramente. Si vede che abbiamo una difesa compatta, che tutta la squadra difende benissimo, anche iniziando dagli attaccanti. Perché se gli attaccanti iniziano a fare pressing bene, poi noi dietro concediamo molto di meno. Poi arrivano anche pochi tiri grazie a tutta la squadra. Quindi io sono contentissimo, ma poi devo stare sempre concentrato a magari fare un apparato, un'uscita, anche con i piedi per provare a giocare da dietro. Adesso sicuramente ho 2 anni in più di età, anche di esperienza, di come mi sono allenato per questi 2 anni. Poi con mister Nino sicuramente sono migliorato di altri aspetti che prima magari sbagliavo. Poi adesso arrivano di meno tiri, siamo una squadra compatta, quindi è difficile dire se sono io più forte o non sono ancora in forma. Perché arrivano pochi tiri e tutta la squadra che gioca benissimo. Posso fare di più con le uscite alte, sicuro. E anche quell'attaccante che ha messo il cross ha messo una palla proprio perfetta su testa di ragazzo che ha fatto gol. Poi pure io potevo respingere magari un po' meglio, la difesa poteva fare un po' meglio, ma tutti potevamo magari qualche aspetto fare in più. Sto guardando tutti i portieri, provo a rubare qualcosa da tutti i portieri che ogni tanto vedo immagini magari... Domenica sera mi metto su divano e guardo tutte le partite di Serie A, immagini, le parate dei portieri per vedere cosa hanno fatto bene, cosa magari hanno sbagliato e ci provo di rubare qualcosa di queste cose. Ed ora la Serie D si giocherà regolarmente domani, il recupero tra Pineto e Recanatese al Mariani Pavone alle 14.30. Intanto il comitato interregionale potrebbe optare per la sospensione del campionato per il resto del mese di novembre, in attesa chiaramente anche delle decisioni del governo. Andrea Costantini. A distanza di una settimana la Serie D è di nuovo ad un bivio, andare avanti o fermarsi. Gli ultimi rumors parlano di una sospensione del torneo per il resto del mese di novembre, periodo che però sarà sfruttato per recuperare l'ingente numero di partite rinviate a causa del Covid e dei protocolli più stringenti cui le società devono attenersi tra i dilettanti. Nel girone F sono 10 le gare saltate nelle ultime 3 giornate. L'idea è quella, quando il campionato ripartirà regolarmente, di farlo avendo tutte le squadre con lo stesso numero di partite.
Nelle prossime ore si attende una decisione definitiva e ufficializzata dal Comitato Interregionale della LND, anche senza dover attendere il contenuto del prossimo DPCM, la cui firma è stata annunciata dal Premier Conte entro la giornata di domani. Le ultime ore hanno tenuto in bilico anche la disputa del match di recupero tra Pinetore e Canatese, che si sarebbe dovuto giocare lo scorso 25 ottobre, valido per la quinta giornata. Era saltata fuori l'ipotesi di posticipare il match a domenica prossima, ma stamani è giunta l'ufficialità, confermata la data di domani, ore 14.30, stadio Mariani Pavone. È una gara di cartello che oppone due squadre annunciate protagoniste del campionato. L'area canatese è partita bene con 10 punti su 12 nelle prime 4 gare giocate, qualche difficoltà in più per il Pineto, che ha il tempo per riguadagnare un po' di terreno perso dalle migliori, ma che comunque non può steccare l'appuntamento. La presentazione del match nelle parole del tecnico pinetese Amaulo. Sì, stiamo preparando per la partita mercoledì, una partita difficile perché incontriamo una delle squadre favorite della vittoria finale, e veniamo da un risultato positivo su un campo difficile come quello di Tolentino, quindi dobbiamo continuare su questa strada cercando di fare una prestazione importante, perché contro una squadra di spessore come la Reganetese occorre fare una prestazione importante per portare via un risultato importante. Ma il turnover non so se possiamo farlo, perché abbiamo diverse defezioni, quindi abbiamo un organico un po' ridotto ai minimi termini, quindi vediamo un po' un attimo per mercoledì chi è nella migliore condizione per affrontare questa partita, perché abbiamo bisogno soprattutto di giocatori in ottime condizioni per cercare di fare una prestazione importante. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo tra poco alle ore 21 l'appuntamento con Proteramo, condotta da Jacopo Forcella, per approfondire l'ottimo momento che sta attraversando il Diavolo. È tutto, grazie per essere stati con noi, buona serata.